Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Exor, che mostra un forte aumento del 5,87%. I più forti ribassi si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con meno 0,88%. Tra le principali materie prime, l'oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su $1,571,7 l'oncia. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia è annunciata la produzione industriale, pari a meno 2,7%. In Cina, pubblicati i prezzi al consumo con valore pari a 5,4%. Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del PIL e della produzione industriale. Attesa una partenza stabile per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.425,25 punti.